Ciao a tutti, spero che la camera stia mettendo a fuoco perché ovviamente, come ogni volta, sto avendo un po' di problemi per registrare questo video, ma ci tenevo particolarmente a registrarlo stamattina perché sono in partenza, ci sono un sacco di novità che vi potrò dire nel prossimo Reso Mensile e quindi ci tenevo comunque a registrare questo video in modo che magari in viaggio riesco a montarlo e riesco a pubblicarvelo direttamente lunedì. Quindi stiamo parlando del 3 novembre, quindi se sono riuscita a mantenere questa promessa, questo obiettivo, ragazzi, applauditemi qui sotto. Allora, questo è un nuovo video Opsi della rubrica Ask Ilaria. Bentornati in questa rubrica, abbiamo una nuova domanda, indovinate da chi? Da Rob Cree, utente che verrà odiato da molti perché tutti gli Ask Ilaria sono praticamente dedicati a lui, tranne due che abbiamo fatto per altri due utenti, e adesso questo è il suo quarto Ask Ilaria. E ovviamente è una domanda che può interessare tantissime persone, quindi Rob Cree magari verrai amato da altri. Mi chiese tempo fa, e mi scuso per aver pubblicato questo video un po' in ritardo, l'ho girato adesso che sono ritornati in UK, di fare delle differenze tra la città di Birmingham e la città di Bristol. Credo che sia un video molto utile perché moltissimi italiani che mi hanno scritto che pensano di venire qui in UK, svalutata Londra, hanno iniziato a guardare ad altre città e tra queste c'è proprio Bristol. Io non sono una persona che ama girare i propri video basandosi sull'esperienza dell'ho sentito dire online, l'ho visto in televisione. Mi piace raccontarvi la mia realtà in base a quelle che sono le mie conoscenze e il mio modo di vedere. Quindi non ho mai vissuto a Bristol, non ci sono mai stata, non l'ho neanche mai vista, quindi personalmente non mi andava di girare un video raccogliendo delle notizie online, non avevo modo, tempo e soldi per vivere a Bristol un paio di mesi, quindi ho chiesto ad un mio amico, Mario, un ragazzo colombiano che ha vissuto un paio d'anni a Londra e altri 2-3 anni qui a Birmingham, che si era appunto spostato a Bristol, quindi ci ha vissuto per un brevissimo periodo, in realtà un mese, è scappato e ritornato a Birmingham. Questo non ci interessa, non parliamo di Mario, ma visto che avevo un'esperienza diretta di una persona che conosco che era lì a Bristol, ho chiesto a lui di raccogliermi un po' di informazioni. Quindi Mario ci dice che Bristol è una città giovane per i giovani, con molti negozi e ristoranti indipendenti. Cosa vuol dire con ristoranti indipendenti? In Inghilterra ci sono tantissime catene, Café Rouge, Nando's, Jamie's Italian, Bill's, sono tante catene di ristoranti che troviamo in tutte le città dell'Inghilterra. A Bristol evidentemente ci sono anche molti più ristoranti indipendenti, magari il ristorantino italiano, quello greco, magari ristoranti proprio inglesi ma indipendenti. La descrive come una piccola versione della California. Fatemi sapere se siete stati a Bristol, se concordate con Mario. Mario ci dice che è una città piccola ma molto competitiva e che il centro della città è più bello di quello di Birmingham perché ci sono più ristoranti e più negozi. Descrive però i trasporti della città come non molto buoni, una settimana costa 17 pound e il day ticket costa 4 pound e 40. Vi lascio qui sotto in descrizione il video invece su come funzionano qui i trasporti a Birmingham, così potete fare un paragone. Comunque il day seva qui costa 4 pound e 20, quindi risparmiereste in realtà 20 penny. Molta gente, dice Mario, va in giro in bici, quindi si sposta con le biciclette, nonostante ci siano però molte colline. Non c'è la metropolitana a Bristol, non ci sono i tram e il sistema dei treni e dei trasporti in genere è gestito male ed è molto costoso. In media si riesce a perdere anche un'ora al giorno sugli autobus e esistono due compagnie con mezzi e ticket differenti. Questa cosa esiste anche qui. Quando ero a West Bromwich, infatti, vi erano due compagnie per gli autobus, una è la National Express e l'altra è la Diamonds, e avevano infatti biglietti differenti con costi differenti. Qui a Birmingham di base c'è solo la National Express, quindi a Bristol invece ce ne sono due. Trovare casa a Bristol, Mario ci dice che è molto difficile per via dei costi, una stanza singola non in centro costa 350-450 pound. Ed è molto difficile trovarne una. Oltretutto Mario ci dice che per le coppie è quasi del tutto impossibile trovare una stanza perché molti non fittano alle coppie ed è più facile in questo caso prendere una casa e non una stanza. Lui ridendo ci dice che è una città per single. Anche in questo caso vi lascio qui sotto in descrizione il video invece per quanto riguarda gli affitti qui a Birmingham e i costi e i quartieri.
In linea generale, comunque, se non si vive nel centro di Birmingham è facile trovare una stanza fuori dal centro, in media siamo sui 300 pound. È veramente impossibile che si arrivi a 450 pound per una stanza singola. Per una doppia, se siete una coppia, sì, potreste pagare anche 500 pound, nonostante non siate in centro, però è diviso due, quindi sono lì circa 250 a testa, spesa più, spesa meno, bollette incluse o altro, ma 450 per una singola è molto molto difficile. Una doppia in un quartiere lontano dal centro, come può essere quello di Answorth, può costare all'incirca una doppia, uso singola, all'incirca sui 300 pound, non si arriva a 450. E stiamo parlando comunque di una doppia, non di una singola. Per quanto riguarda il sistema immobiliare, Mario ci dice che a Bristol l'80-90% delle stanze sono in mano alle agenzie e difatti il più grande incubo e problema della città è proprio il sistema immobiliare, poiché è difficile trovare una sistemazione qui. Questo fondamentalmente è stato il motivo per cui Mario ha lasciato Bristol, perché in un mese e mezzo all'incirca era riuscito a trovare il lavoro, ma il problema della casa era una cosa che lo affliggeva, i mezzi di trasporto non erano molto buoni. Nonostante fosse una città molto giovane, facendo 2 più 2 gli è costata tantissimo rispetto a Birmingham e ci ha ricavato molto meno. La gente di Bristol è socievole e questo posso dire che in generale in tutta l'Inghilterra gli inglesi sono veramente delle persone molto molto socievoli. Ci dice però che a Bristol ci sono molti inglesi e questo è un consiglio che lui dà a chi magari si sposta qui per imparare o migliorare la lingua, perché si può fare molta pratica in quanto ci sia c'è un alto tasso proprio di popolazione inglese. Come in tutta l'Inghilterra ovviamente non mancano gli italiani e gli spagnoli, ma ci dice che ci sono molto meno musulmani rispetto a Birmingham, ma ci sono molti più giamaicani. Molti sono gli studenti che si spostano a Bristol da tutte le parti del mondo, non solo spostamenti dall'Inghilterra, è un discorso che lui dice abbraccia l'Europa ma in generale il mondo. Questo difatti è uno dei problemi per cui non è facile trovare una stanza, perché molte stanze vengono preventivamente fittate dagli studenti e poiché sono tanti è un po' difficile per il resto dei lavoratori e degli altri ragazzi trovare una casa. Ci dice anche che molti degli studenti sono anche provenienti dalla stessa Londra. Il clima è migliore perché siamo più a sud, una città vicina al mare, una bella città con molti canali e fiumi. Ci dice che la vita notturna è più movimentata di quella di Birmingham, il cibo è lo stesso ovviamente, anche loro vanno di birra e di cider, il prezzo però qui cambia perché una pinta a Bristol viene sui 3 pound. A Birmingham vi parlo della Carlsberg, che è una birra vegetariana che io bevo, e costa 2 pound la pinta, 2 pound e 20, non si arriva a 3 pound per una pinta. Ovviamente dipende dal tipo di birra che state scegliendo e dal locale in cui state andando. Il tasso di disoccupazione a Bristol è tra i più bassi del Regno Unito. Ci dice che è una città ottima per gli artisti, quindi questo lo consiglio ad una ragazza di voi, della quale adesso non ricordo il nome, che mi chiese comunque quali città potevano essere molto più pro gli artisti. Io in generale vedo l'Inghilterra come molto aperta all'arte, vi parlo degli artisti di strada ma anche di gallerie, esposizioni e progetti artistici. Mario però mi dice che a Bristol ci sono tanti tanti artisti ed infatti dice che la consiglia a chi ha un'età media di 20 anni per la vita notturna, e chi ha 20 anni ed è single, Bristol è perfetta agli occhi di Mario. Trovare lavoro ha detto che può essere più semplice per gli ingegneri perché ci sono molte aziende che producono macchine o aerei, ma non è semplice in tutti gli altri campi. Ad esempio lui, che lavora nel campo del marketing, ha avuto molte difficoltà a trovare un lavoro discreto, comunque vi ho detto è dovuto passare un mese e mezzo, il lavoro non era neanche tanto buono e la casa non usciva. Molte di più però sono le... Però dice che per quanto riguarda le offerte di lavoro e le opportunità sono molte più quelle che offre Birmingham. Ringraziamo Mario che credo ci abbia dato un quadro completo sulla città di Bristol. Mario è un ragazzo colombiano, ve lo dico perché così fate conto che lui parla benissimo l'inglese e lo spagnolo, parla anche un po' di italiano e ovviamente parlerà il suo colombiano. È un ragazzo di 33 anni. E quindi questo video magari può essere utile se volete fare un confronto tra Bristol e Birmingham o tra Bristol in generale e altre città sulle quali siete documentati. Se avete un'età media sui 30 anni magari siete d'accordo con questo punto di vista di Mario. Se avete 18-20 anni ovviamente magari volete venire qui per studiare, volete vivere per venire qui per una vita notturna e il movimento, magari è una città che fa più per voi. Ringrazio Mario, ringrazio voi, questa era la Skillaria sulle differenze Bristol-Brighton.
Bristol e Birmingham. Se ci sono altre domande qui sotto vi risponderò il prima possibile. Continuo ad aspettare le vostre richieste per i prossimi Askilaria e ciao, ciao a tutti!